Anche io sto festeggiando Pasqua, sto dar cicoria che è un amico mio, mi fa un prezzo dei favori da paura. Guardate che tavola imbandita, è una cosa da urlo, è una cosa veramente da urlo. Questo attrippiamo tutti, guardate che vitello con questo mambriaco. Au, ma sto tagliere dei salumi e formaggi come vedete, che dite, sembra magno sto formaggio. Guardate un po', e fatemi assaggiare quello altro, mamma mia che buono, mi sta venendo fuori in bocca, vedete, mi sono mangiato pure quella specie di polpetta, ma mi sto proprio a strafogare, che devo fare lo spazio allo stomaco, se no non c'entra più niente. Sti gnocchetti sono proprio deliziosi, E guardate sto paninazzo, secondo voi quale faccio fuori prima? Il paninazzo o gli gnocchetti? Io ho una scelta, come vedete ho dentro sto paninazzo, mamma mi avventerebbe anche su sti gnocchetti. Oh, sti ravioli a forma di conico e scaglie di parmigiano, se le mangi forse te mori o diventi un artigiano. Ho fatto pure una rima tipo poeta panzolo. Secondo me, io dopo che ho mangiato sti ravioli porrebbe addirittura rimorchiare una bella bionda, una bella mora, e guarda lo sguardo se fa un altro goccio di vino. Sto scartalò, guardate un po' che bello, chissà che c'è dentro a sto. Già mi sto immaginando che c'è una cosa bella rossa che mi intrippa una cifra. Voi non immaginerete mai, io l'aprirò e vedrete che sorpresa. State sintonizzati, si ve ne andate, ve vivo a casa e ve corco. Aspettate un attimo, dai. Avete visto che bella sorpresa? Chissà che significherà, lascio a voi nei commenti di che cosa significa per voi. Intanto a nome di tutto lo staff, io il Coatto Romano, auguro buona Pasqua a tutti e a tutte, fateli bravi e non mangiate troppo se potete. Vi salutano anche Bob Dampton, il poeta pazzolo, il babbeo del Colosseo e naturalmente il nostro sballo. Ciao cori, buona Pasqua ancora.